condividere la propria corsa, sapere di poter contare su qualcuno, sono condizioni fondamentali per raggiungere un traguardo. In questo modo ognuno riesce a dare il meglio di sé. Il Papa ha accolto con queste parole in aula Paolo VI 7.000 atleti e dirigenti del Comitato Italiano Paralimpico riuniti a Roma in occasione dell'evento sportivo Believe to be Alive, Credi per essere vivo, con lo scopo di promuovere lo sport degli atleti con disabilità. Papa Francesco ha sottolineato l'importanza di trovare un gruppo di amici che ti danno una mano e dove tu dai una mano agli altri. Prezioso aiuto per condividere sforzi e gioire insieme. Lo sport promuove contatti e relazioni con persone che provengono da culture e ambienti diversi. Ci abitua a vivere accogliendo le differenze, a fare di esse un'occasione preziosa di reciproco arricchimento e scoperta. Soprattutto lo sport diventa un'occasione preziosa per riconoscersi come fratelli e sorelle in cammino per favorire la cultura dell'inclusione e respingere la cultura dello scarto. Grazie alla vostra esperienza, ha detto il Papa, la disabilità si trasforma in un messaggio di incoraggiamento per tutti coloro che vivono situazioni analoghe, un invito a superare le barriere che possiamo incontrare intorno a noi e prima di tutto quelle che ci sono dentro di noi. La vostra testimonianza, cari atleti, è un grande segno di speranza. È una prova del fatto che in ogni persona ci sono potenzialità che a volte non immaginiamo e che possono svilupparsi con la fiducia e la solidarietà. Dio Padre è il primo a sapere questo, ma Dio conosce perfettamente i vostri cuori, sa tutto, è il primo a sapere questo. Infine, un appello di Papa Francesco affinché non venga escluso nessuno dalla pratica sportiva, perché lo sport è di tutti. Che dunque lo sport sia per tutti voi una palestra nella quale allenarvi quotidianamente al rispetto di voi stessi e degli altri. Una palestra che vi dia l'occasione di conoscere persone e ambienti nuovi e vi aiuti a sentirvi parte attiva della società, che possiate sperimentare anche attraverso la pratica sportiva, la vicinanza di Dio e l'amicizia dei fratelli e delle sorelle. E per favore ricordatevi di pregare per me. Grazie.